Ti dispiace per l'addio di Allegri per come è arrivato? Me lo aspettavo, non in questo modo, ma sinceramente da juventino gli ultimi anni sono stati duri. Sei d'accordo con la scelta di Thiago Motta? Bisogna vedere su una piazza grande come la Juve se renderà uguale. Contro il Napoli una bella copiata. Un centrocampista che ti piacerebbe avere alla Juventus? Cop Miners è un fenomeno secondo me. Quindi. Tu parlavi prima di Bremer, se arrivasse un'offerta davvero irrinunciabile tu ti priveresti di Bremer? Se c'è un'offerta solo per lui sì, se c'è anche per Vlahovic bisogna valutare una delle due. Fosse stato per me Allegri doveva andarsene via molto prima. Thiago Motta è un calcio diverso. E Gasperini è un allenatore che entusiasma in alcune partite e richiede, secondo me, un lungo periodo di lavoro per poter ottenere dei risultati sul suo calcio. Per quanto riguarda Antonio, io sono una vedova di Antonio da sempre, quindi io lo vorrei sempre sulla mia panchina. Per me i più forti rimangono dietro Bremer, davanti Chiesa Vlahovic, secondo me sono le tre pedine per me fondamentali. Se facesse un anno da chioccia Szczęsny a De Gregorio, secondo me sarebbe solamente un grosso vantaggio. E non si può dimenticare un allenatore come Massimiliano Allegri. Mi dispiace per come è uscito, insomma. Per Thiago Motta invece direi che è un ottimo allenatore per la Juve. Non si può dire nulla su Conte. Conte è uno dei numeri uno in Italia, quindi non so manco come si è iscritta al campionato, considerati i debiti. Siamo con William da Malta. Che idea ti sei fatto? Per me Thiago Motta ha fatto molto bene per la Bologna e forse farà la stessa cosa con la Juve. Gasperini è anche un buon allenatore, ma per me non è di Juve. Abbiamo bisogno di un attaccante sicuramente, poi un centrocampista se Rabiot non resta alla Juve. Non ho commenti sull'Inter perché non mi scendono nello stomaco, allora non parlo su di loro.